apprendiamo che la postazione di Masone è stata attivata, e però le tempistiche ancora non sono note, quindi preghiamo l'assessore di... Ecco, ci sono i tempi di acquisto e della gara. La cosa che ci preoccupa di più, perché la nostra interrogazione riguarda appunto la situazione che si è venuta a verificare proprio a seguito del crollo del Ponte Morandi, ovvero l'utilizzo che è stato implementato da parte degli automobilisti, chiaramente, del tratto della A26 che percorre molti comuni della valle e che sono quindi interessati da un aumento insolito per quanto riguarda l'inquinamento. È per questo che noi chiediamo che ci sia un monitoraggio attento e accurato. Quello che ci lascia perplessi a questo punto è per quanto riguarda la seconda parte della risposta, quando dal suo dato diceva giustamente che i due mezzi mobili a disposizione di Regione Liguria sono impegnati sul comune di Genova, dove chiaramente devono essere fatte tutte le dovute e doverose rilevazioni sempre a seguito del cambio di viabilità, di mobilità causato dal disastro del crollo del Ponte Morandi. Quello che ci lascia perplessi è che su Regione Liguria esistano solo due altre centraline mobili che possano essere utilizzate a questo scopo in situazioni emergenziali come questo, tanto più che purtroppo pare che la nostra regione, insomma, sia in una emergenza continua per fattori in gran parte attribuiti alla responsabilità della cattiva gestione proprio da parte dell'uomo, perché non si tratta solo di catastrofi naturali, anzi la maggior parte sono proprio dovute a mancata manutenzione delle autostrade, della rete autostradale, mancata messa in sicurezza idrogeologica del territorio e uso improprio del territorio che viene cementificato e soffocato, e quindi le conseguenze sono finiscono sotto gli occhi di tutti. A questo punto noi ci impegneremo, chiederemo all'assessore e alla giunta che vengano trovate delle risorse e impegnate delle risorse per l'acquisto di almeno una terza centralina mobile, perché ci sembra più che doveroso, tanto più che, come anticipava l'assessore, i tempi di acquisto e i tempi di gara talvolta sono lunghi e non è corretto lasciare i cittadini in questa situazione, in balia degli eventi, senza nemmeno fornire dei dati precisi su quella che è la loro condizione di salute. Insomma, le risorse, a nostro modo di vedere, vanno impiegate per questi obiettivi. Grazie.